dalla vita, dagli scritti, dall'aneddotica, potremmo dire, che interessa a Padre Pio, noi ci rendiamo conto come nell'animo di ogni persona e dell'uomo vi è l'ansia profonda di conoscere Dio, di amare Dio e anche in un certo senso di togliere il velo laddove è possibile sul mistero di Dio. È un fatto umano, ma anche un fatto, direi, spirituale, l'ansia di conoscere Dio. Quest'ansia che molte volte, come ho detto, ci porta a voler svelare ciò che non è svelabile. Questo è umano. Bene, la riflessione sull'aldilà, sulla vita dopo la morte, sull'inferno, sul paradiso, sul purgatorio, sulle anime purganti, è una riflessione che in un certo senso risponde a questo desiderio. Questo desiderio non è mancato nemmeno in Padre Pio, il quale però, avendo dei carismi, dei doni speciali, aveva un contatto, direi, diretto con le anime purganti. E questo libro di Padre Alessio Parente, Padre Pio e le anime del Purgatorio, ma non solo questo libro, ma diciamo anche altre testimonianze, rimarca proprio questo rapporto. In Padre Pio però non è, il rapporto con le anime purganti non è un rapporto di curiosità o di semplice ansia, no, è proprio un rapporto, direi, mistico. Perché Padre Pio aveva questo dono delle visioni, questo dono anche di poter pregare, dialogare e quindi vedere le anime del Purgatorio. Iniziamo a raccontare qualche episodio. Siamo in piena Seconda Guerra Mondiale. Siamo qui a San Giovanni Rotondo, in questo convento. E una sera il guardiano del tempo, padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, dopo che i frati avevano chiuso tutto, e quindi dopo cena, sentì urlare: "Viva Padre Pio, viva Padre Pio!" Il frate, padre Raffaele, guardiano, si allarmò perché spesso sappiamo di diciamo, reazione del popolo, della gente, dei devoti di Padre Pio che volevano evitare il trasferimento di Padre Pio. Ma lui mandò il frate portinaio, Fra Gerardo da Deliceto, e gli disse: "Scendi giù, vedi chi sta giù e per favore di loro di uscire fuori dal convento e di evitare di fare questi, diciamo, questi schiamazzi." Fra Gerardo scese giù e con suo grande stupore, con suo grande, come dire, anche inquietudine, si rese conto che nel convento non c'era nessuno, che tutte le porte erano regolarmente chiuse e che non vi era anima viva. Torna su, avverte padre Raffaele e passa la notte. La mattina il padre guardiano, padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, chiama padre Pio e gli dice: "Ma tu ieri sera hai sentito quelle persone che gridavano 'Viva Padre Pio, viva Padre Pio'? Ma queste come hanno fatto ad entrare qui?" E Padre Pio dice al padre guardiano: "Non ti preoccupare, quelle non erano persone, ma erano le anime dei soldati che passavano dal purgatorio in paradiso." Cioè quelle anime erano andate a ringraziare Padre Pio per le sue preghiere. Se da un lato questo lasciò un po', come dire, pensare padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, ma che era ormai abituato a queste cose, chi viveva attorno a Padre Pio era abituato a toccare il mistero, dall'altro lato il padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, come dire, si tranquillizzò perché
disse: è meglio delle anime che vanno in paradiso e che gridano viva Padre Pio, anziché delle persone e dei facinorosi che vengono qui e per difendere Padre Pio possono, diciamo, in un certo senso causare anche dei disordini. Un episodio semplice, ma che ci fa capire il rapporto vero e autentico di Padre Pio e le anime purganti fondato sulla preghiera. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!